Confido che abbiate avuto un incontro produttivo con il signor Owen. Sì. Abbiamo avuto una piacevole chiacchierata. Ho scoperto che dietro all'elisir lenitivo di Starrick c'è John Elliotson. Il dottor Elliotson? Non sentivo quel nome da molto tempo. Era un brillante cardiologo, finché non è divenuto ossessionato dalla frenologia e dal mesmerismo. Una carriera rovinata. Bene, come procediamo? Trovando un ombrello. Aspetto, signor Darwin, ma devo continuare da solo. Dopotutto, meglio non attirare troppe attenzioni. Mi sembra molto saggio. A presto, amico. Oh, signor Fry, se doveste trovare un po' di tempo libero, vi prego, venite da me. Certo. Dove troverò il dottore? Senti che bella musica. Così, eh? C'è proprio... Come avete potuto notare, a volte applicando un'eccessiva pressione si va incontro a risultati inattesi. Ma davvero? Purtroppo l'organo si è rovinato. Chissà perché me lo aspettavo. Cosa stava per... Portatemi un cadavere. Subito, dottor Elliotson. Non mi importano i tuoi principi, e ancor meno i tuoi dannati pazienti. Ora dammi le chiavi. Che cosa fai? Non hai sentito? Ti licenzio. Ora vattene. Ah. Questo è un collegamento, sì, alla stessa Squidward Unit. Si fa? Non sparare nessuna pallottola, peccato, mi piacciono le pallottole. Posso aprirgli? Magari. Però posso fare così e passare, ok. Ciao! Sì? Parla, sì, ci ho parlato anche prima. Scusa, Ecco, bravo. Ciao! Vuoi parlare con me? Adesso sì. Che succede? Vi prego, aiuto. Devo parlare subito con Miss Nightingale. Un bruto mi ha preso la chiave e non c'è nessuno qui. Non posso uscire. La chiave, eh? State ferma lì. Forse so come aiutarvi. Oh, bene. Grazie, sì. Devo trovare un altro lavoro. Che stronzo, così finiremo nei guai. Allarme! Aggiungetelo! Ammazza se sei stronzo. E quello non lo vedi? Forse non è... Cazzo, ma sei a livello 2, ma non ti vergogni.
Cioè sei il più debole di tutti, e quello è il bello. Beh, io andrei anche ad ammazzare quello là, già che ci siamo. Perché no? Oh, vabbè. Minimo è tutto di là, no? Qui c'è l'entrata. Esatto. Come? No, io non sono stato. Devo uccidere anche l'altro, però. Così è finita. Eppure penso al nuovo inizio. Un futuro migliore. Scaturito dal sangue dei visionari. Io vedo solamente il sangue di un pazzo. Credi davvero che uccidere un vecchio fermerà il grande architetto del mondo? Crawford Starrick ha piani gloriosi per l'umanità. I piani possono essere cambiati. Sei un bambino. Un bambino che crede ancora di poter raddrizzare il mondo a colpi di spada. Non hai mai pensato alle conseguenze delle tue azioni, Jacob Fry? O da tuo padre non hai appreso nulla? È già tinto di sangue, non è che... State tranquilli, ho solo ucciso un medico, quindi non state buoni. Voi non mi avete mai visto. Io tecnicamente non ho la chiave per questa uscita. Passaporto peggiore del mondo, c'ho una scala qua, chi l'aveva vista? Ah, Jacob, sì, sto scappando io. Una facilità enorme, tra parentesi. Peccato, volevo uccidere anche l'altro. Oh. Eliotson è morto e la produzione di Elisir è cessata. Oltraggioso. Fry intende consegnare Londra nelle mani del crimine. O magari non ha nessun piano preciso e grazie, si diverte Felipe. Solo a giocare con le nostre vite. Il manicomio è chiuso. L'intero settore medico della città è nel caos. Lui non sa, non comprende le conseguenze delle sue azioni. Quell'uomo è un vero anarchico. Signori, questo tè mi è stato portato dall'India via nave. Sì. È giunto allo stabilimento. È stato impacchettato e un carro l'ha portato a casa mia. È stato messo in dispensa e poi preparato per me. Quindi vorrei berlo. Tutto da uomini e donne che lavorano per me. Che devono a me. Crawford Starrick. Il loro lavoro, il loro cibo e la loro stessa vita. Lavorano nelle mie fabbriche come pure i loro figli. E voi venite a parlarmi di questo Jacob Fry, un insignificante ratto che osa chiamarsi assassino. Voi insultate la città che lavora di giorno e di notte e che ci permette di bere questo.
questo prodigio, il tè. Ho quasi terminato le mie ricerche. La nostra amata Londra non dovrà sopportare un così folle criminale ancora a lungo. E che mi dite di sua sorella, Miss Fry? Miss Fry verrà eliminata. Molto presto. Delizioso. Scusa l'interruzione, iniziato. Volevo dirti che Sean e Rebecca sono sfuggiti a Otzoberg. Berg ha un'unità, il Team Sigma. Violet da Costa è il suo supporto. Cacciano e uccidono gli assassini da un bel pezzo. Sì. Ah, ok. Ma sempre voi due, io non faccio un cazzo, cioè. Io guardo la telecamera, voi due, basta. Per fortuna stai bene. Beh, sì, sai. Ci vuole ben più di un super soldato templare per porre fine alla storia di Sean Macho Hastings. Stavo parlando con Rebecca. Bene, a ogni modo, se c'è Berg, è sicuro. Il frutto dell'Eden è a Londra. I dati di iniziato fanno pensare alla Sindone. I templari sembrano volerla a tutti i costi adesso. C'è qualcosa che ci sfugge. I dati di iniziato. Non si può affrontare il Team Sigma da soli. Ci penserò io. Nel frattempo, teniamo un basso profilo. Iniziato deve trovare altri dati. Ma neanche il nome c'ho! È proprio iniziato ti chiami, basta, non hai un nome, cognome, iniziato. Ma va a cagare. QB, se tu ci sei ancora... Le ferrovie non gli bastano. Ora Starrick possiede una compagnia di omnibus. Credo voglia controllare gli spostamenti degli operai e tenerli in punto. Per Lathaway è la rivale di Starrick, vero? Forse dovrei mettermi in affari. E tu, Ivy? Che piani hai? Ho studiato le carte recuperate da casa di Kenway. Sono diretta a un certo monumento.